Cane Corso è un cane da guardia, da difesa, un conduttore di bestiame, una guardia del corpo dei carrettieri, dei macellai, delle guardie campestri, dei caprai, dei pastori. Della mungitura, controllando il passaggio delle vacche che a una raggiungono la zona della mungitrice automatica e nello stesso tempo tiene raccolte le altre nella stalla. Oggi come allora, nella civiltà contadina, dove tutto è funzionalità, i cuccioli devono imparare il più in fretta possibile a guadagnarsi quel siero e quel pane di crusca che costituisce il principale alimento. Oggi il cane corso viene nutrito diversamente, in modo più abbondante, con maggiore regolarità e con altri tipi di alimenti. Il cane corso, il cucciolo specialmente, l'alimentazione, noi ci basiamo specialmente sull'alimentazione tradizionale, cioè non dando ai cuccioli solo mangime, ma ancora cioè carne, riso, cereali, con un complesso vitaminico integrato giornalmente. Un paio di torri d'uovo alla settimana, generalmente è un cane che assimila benissimo, cioè non ha nessun problema di grosse interazioni, un cane che assimila tutto bene, e cioè non usiamo esplicitamente solo mangime, viene usato mangiare tradizionale, generalmente cereali, carne, riso, integrato con un po' di vitamine e basta. Abbiamo tre pasti fino ai 4-5 mesi, dopodiché si passa ai due pasti al giorno e un pasto al giorno sicuramente dopo i 10-11 mesi di età del cane. Da cuccioli generalmente va fatto un trattamento di calcio in base, cioè, essendo un cane un po' pesante, calcio limitato e un po' di complesso vitaminico, non è che abbia bisogno di grosse cure di calcio, ecco. Sicuramente un cane che, muovendosi regolarmente, un cane che assimila benissimo il calcio che gli dai, ecco, anche una buona alimentazione è già sufficiente. Polivalente e funzionale, il cane corso era impiegato anche nella caccia. Per le sue caratteristiche morfologiche e per la sua intelligenza, era utilizzato da proprietari terrieri, nobili ed esperti cacciatori nelle battute al cinghiale. Lavorava in muta, gli scontri con il selvatico erano molto cruenti. Proprio da questo tipo di impiego deriva l'abitudine di tagliare al corso orecchie e coda. In questo modo l'avversario, cinghiale o altro grosso animale che fosse, aveva meno appigli. La coda veniva recisa a una settimana di vita, le orecchie a 2-3 mesi. Il corso era anche un prezioso ausiliario nella caccia al tasso, apprezzato per la pelliccia, per il grasso da cui venivano ricavati unguenti, secondo la credenza popolare quasi miracolosi, e per le carni. Per il tasso si faceva annusare una pelle e poi lui andava a cercarlo e quando lo trovava lo uccideva. Allo scopo erano prediletti i cani dal mantello fulvo,
il più chiaro possibile, in modo da distaccarsi di molto dal colore della pelliccia del tasso. Infatti, nel caso il cane non fosse riuscito a finire la preda, avrebbe provveduto a farlo il cacciatore stesso, con un bastone, senza ferire il cane. I profondi mutamenti socio-economici e culturali che interessano il Mezzogiorno nel secondo dopoguerra e soprattutto il progressivo abbandono delle campagne e della pastorizia provocarono di conseguenza una notevole riduzione dei corsi. Un problema aggravato anche dal frequente meticciamento. Dopo aver capito che la razza non si era del tutto persa, man mano che io continuavo a lavorare girando per masserie, ho cominciato poi a fotografare, a censire, memorizzare per poter capire i vari ceppi, le varie famiglie, quanti ne avevano in mano sia una famiglia sia l'altra. Poi una volta che sono riuscito a capire i posti dove stavano questi cani, pian piano pensavo, ma chissà se un giorno sarà possibile recuperare questa razza. Ma dico io, sarà una cosa impossibile, perché senz'altro non ci sarà nessuno che sarà disposto a farlo. Bisognava trovare le persone adatte, le persone giuste che potessero fare una cosa del genere. Nel 1979 Stefano Gandolfi, presidente della società amatori Cane Corso, e i fratelli Malavasi, titolari a Mantova di un allevamento di pastori tedeschi, contattarono Paolo Breber e Giovanni Bonatti, da alcuni anni sulle tracce del cane corso, e decisero di utilizzare parte dell'allevamento dei Malavasi per il programma di recupero. I primi cani ospitati a Mantova a tale scopo furono Tipsy, Brina e Dauno. Si procedette all'accoppiamento in consanguineità, al fine di fissare in modo più stabile le caratteristiche dei tre soggetti. Dei 18 cuccioli nati dai due accoppiamenti tra Tipsy e Dauno, ben 7 vennero utilizzati per la riproduzione e possono essere considerati i capostipiti: Alkè, Aliot, Alzec, Bulan, Bezzeriglio, Babac e Basir. Nonostante la discreta omogeneità dei soggetti, si presentò una difficoltà: stabilire su quale cane lavorare, individuando la tipologia di testa più tipica del cane corso verace. Cosa non facile, perché il concetto moderno di razza era, e nelle campagne lo è ancora oggi, ai più quasi totalmente sconosciuto. Infatti esistevano diverse tipologie di cane, perché esistevano differenti funzioni a cui erano destinate. Tutte gocce! Il pelo del cane era raso. No, è una gorza. Il muso era corto, ma non troppo corto, come quelli che hanno il labbro che pende. Quelli non piacciono nemmeno a me. Ma quindi non piace nemmeno a me qui. Si decise per recuperare il cane corso di coniugare la selezione dei soggetti in allevamento presso Malavasi con l'immaginario, cioè con come l'essenza più profonda della razza fosse percepita dalla maggioranza delle popolazioni di Puglia, Molise, Lucania e Sannio, che avevano visto o sentito testimonianze sulla razza nel suo periodo di maggior diffusione. Il cane andava tutti i giorni a prendere mio figlio quando era piccolo. Andava a prenderlo e lo riportava a casa. Poi si è fatto vecchio. Adesso mio figlio ha 40 anni. Andava a prenderlo e lo riportava. Era un cane intelligente. Uscimmo dalla porta, alzammo le vele e siamo andati a mattinata. Poi siamo andati giù, abbiamo collato l'ancora per caricare la breccia. E allora, mentre che era la breccia, l'onda del mare mi sono andato a mare. Nerone, visto che non mi ha visto più, si è buttato dietro di me, io avevo perso l'equilibrio, 10-11 anni, mi ha preso, sono trovato a riva,
arriva mezza, come dire, svenuta. Nel 1981 entrarono in contatto con il gruppo di appassionati mantovani due grandi cinofili, Gianantonio Sereni e Fernando Casolino, che originario di Rio Nero di Volturne, in Lucania, ricordando bene i corsi, avendoli visti in giovinezza, confermò la tipicità di Dau. Si continuò così con gli accoppiamenti in stretta consanguinità con i figli di Dauno e Tipsi. Il 18 ottobre 1983, per la prima volta, un gruppo di appassionati si radunò con i propri cani. I 12 soggetti adulti presenti erano discretamente omogenei. Quel giorno fu decisa la costituzione di un'associazione, la Società Amatori Cane Corso, con lo scopo di migliorare, incrementare, valorizzare la razza. Tra l'86 e l'87, dopo numerosi viaggi in meridione, furono individuati almeno una ventina di nuovi soggetti, dei quali ben 11, di linee di sangue diverse, vennero utilizzati nella riproduzione. Grazie alle ricerche di Vito Indiveri ci si accorse che al sud esistevano ancora un buon numero di esemplari. Quelle condotte da Giovanni Tumminelli hanno permesso di individuare un discreto numero di correnti di sangue in Sicilia e di conoscere tradizioni e impieghi del cane corso peculiari dell'isola. La SAC decise allora di accoppiare i cani pugliesi con quelli selezionati al nord in forte consanguinità, al fine di creare delle linee di sangue che, pur avendo in comune un medesimo ceppo dai caratteri fortemente stabilizzati, avessero almeno un ascendente diverso e con i soggetti migliori nati proseguire nella selezione. Nell'87 fu approvato dall'ENCI il progetto di standard compilato dal dottor Morsiani dopo aver esaminato un elevato numero di esemplari sia al nord che al sud. A Foggia, nel 1988, Vito Indiveri organizzò non senza difficoltà il primo raduno di soggetti rustici. I cani presenti in quella occasione provenivano quasi interamente dalle campagne, erano cani abituati alla dura vita della masseria e sicuramente non avvezzi ad essere condotti al guinzaglio. Thank you.
I soggetti, pur non presentando molta omogeneità morfologica, erano in gran parte caratterizzati da una struttura potente e muscolosa e da una funzionalità che derivava loro dal lavoro che svolgevano quotidianamente. Nel corso dell'88, nell'ambito di 3 esposizioni rispettivamente a Milano, Firenze e Bari, i giudici morsiani Perricone e Vandoni effettuarono i rilievi cinometrici di più di 50 soggetti al fine di verificare la loro aderenza alle caratteristiche indicate nel progetto di standard. In seguito al parere favorevole dei giudici, il consiglio direttivo dell'ENCI decise di istituire un libro aperto cui iscrivere i soggetti che si fossero dimostrati conformi allo standard. Dal 1989 al 1992 furono iscritti più di 500 esemplari, il numero richiesto dall'ENCI per il riconoscimento ufficiale della razza, che avvenne nel gennaio 1994. La conformazione del cane è quella di un molosso di taglia medio-grande, mesomorfo. La testa è la parte che più lo definisce, ha assi cranio-facciali leggermente convergenti, un muso che è circa un terzo della lunghezza complessiva della testa, una dentatura leggermente proniata. È importante dirlo, è una razza non estrema in nessuna delle sue caratteristiche, quindi anche il corpo è un corpo atletico che sta nel rettangolo, e infatti il tronco deve misurare circa l'11% in più dell'altezza garrese, altezza che normalmente varia dai 64 ai 68 cm al garrese per i maschi e dai 60 ai 64 per le femmine. Il torace è ben disceso fino al gomito, è un cane di grande capacità respiratoria, le angolature dell'anteriore e del posteriore sono tali da consentire al cane una forte spinta, in quanto il movimento è una delle altre caratteristiche che connota il cane. Questo è un cane da lavoro e come tale per i compiti che gli era destinato gli erano richiesti soprattutto resistenza, quindi grande capacità polmonare, scatto, quindi un'angolatura che gli permettesse di raccogliersi sul posteriore e saltare se necessario o al musello o all'orecchia del toro quando i butteri gli richiedevano di immobilizzarlo, e la sua andatura più tipica è pertanto quella di un trotto allungato, cioè di una andatura defaticante che consente lunghe percorrenze senza che l'animale si stanchi. Il cane corso ha un forte senso della territorialità e proprio per questo è stato utilizzato per mantenere il bestiame entro certi confini. Ma è soprattutto nella guardia che questa sua dote si fa apprezzare. Thank you.
I piccoli, come per tutte le razze da presa, dimostrano fin dalle prime settimane di vita una notevole predatorietà che si manifesta nel gioco. Se non controllata con un'adeguata educazione, ogni pretesto è valido per provare al resto del branco chi è il più forte in qualsiasi momento. Attaccatissimo all'uomo e alla famiglia, il cane corso si rivela quindi un eccellente difensore e non necessita di particolare addestramento. Certo, un buon addestramento non può che potenziare la naturale predisposizione del cane corso alla guardia e alla difesa, anche perché è caratterizzato da una grande duttilità e capacità di apprendimento. Per avere un completo controllo sul cane, con il corso, come per tutti i soggetti di grossa taglia, prima di passare ad un addestramento alla difesa, è indispensabile un addestramento all'obbedienza. La grande versatilità e il particolare attaccamento all'uomo fanno veramente del cane corso, al di là di ogni retorica, un vero compagno per la vita. Il corso, come tutti i cani da presa, non convive facilmente con i soggetti dello stesso sesso. Un corretto addestramento all'obbedienza consente una convivenza tra diversi esemplari senza troppi problemi e un maggior controllo sul cane, che diventa indispensabile soprattutto se si vive in un contesto urbano.
Il corso è discretamente prolifico. Le cagne partoriscono fino a 8 cuccioli senza particolari difficoltà. Un tempo, dopo la nascita, il proprietario operava una duplice selezione in momenti differenti. Dopo la prima settimana di vita, avveniva una prima scrematura che comportava l'eliminazione dei soggetti ritenuti più deboli. Si faceva attenzione però a lasciare alla cagna un numero sufficiente di cuccioli che potessero così succhiarle tutto il latte dalle mammelle per scongiurare il pericolo di mastiti e altri disturbi. Poi, a circa un mese, la seconda selezione. In genere venivano tenuti in totale non più di 2 cuccioli, destinati da adulti a dar manforte agli altri nel lavoro. Il cane corso non veniva mai venduto, tutt'al più poteva essere fatto oggetto di scambio oppure essere regalato come ricompensa in seguito a un favore o come segno di gratitudine. Le femmine venivano spesso eliminate, se non quando la fattrice si rivelava troppo vecchia per continuare a procreare, e allora si sceglieva la femmina migliore che veniva allevata per sostituirla nella riproduzione. Le femmine non venivano date ad altri, perché c'era molta gelosia nel conservare per sé la propria linea di sangue. Vennero così a crearsi nei corsi in meridione delle linee di sangue che portavano il nome della famiglia che le possedeva. Manfredoni avevamo famiglia Leone, famiglia Principe, tanti altri appassionati, la famiglia De Finis. Poi c'era Apricena, la famiglia Padula, San Paolo Civitate, i Cillà, i Calderola, Armando Gentile, poi anche alcune persone che conosco per soprannome, per sentito dire, non ricordandomi precisamente il proprio nome e cognome, i Marescià. Erano tutte delle famiglie che all'epoca loro avevano dei cani che allevavano e continuavano a custodire per il proprio uso, diciamo, per quello che serviva loro il cane. Ognuno aveva delle funzioni da far fare a questo cane, chi per guardia nei cortili, chi per guardia alle mandrie allo stato brado, chi lo usava per il discorso dei maiali, quando i macellai nel loro far muovere i suini usavano i cani, perché il cane era un cane portato anche a questo tipo di lavoro. Gli accoppiamenti in consanguinità, necessari ai fini di fissare lo standard della razza, hanno determinato disturbi quali la displasia dell'anca e l'eccessivo prognatismo in molti soggetti. In effetti, anche anticamente, si ricorreva alla consanguineità per conservare le attitudini del cane, ma grazie alla severa selezione naturale dell'uomo, i soggetti che potevano sopravvivere erano solo quelli completamente sani. È per questo che oggi la Società Amatori Cane Corso ha reso obbligatorio l'esame radiografico per stabilire l'eventuale presenza e grado di displasia, consigliando di evitare la riproduzione a quei soggetti che risultino esserne affetti. Il corso, in perfetta armonia con l'evoluzione dei tempi, pur avendo sempre vissuto nell'ambito di una civiltà rurale, ha dimostrato di sapersi adattare anche al contesto urbano. Il cane corso, dal riconoscimento ufficiale, sta vivendo il suo periodo d'oro, sempre più richiesto come cane da guardia, ma anche come bel soggetto da esibire in esposizione, fa registrare ogni anno un incremento di iscritti nei registri dell'ENCI.
soprattutto al sud e in Puglia in particolare, dove il giusto orgoglio di sentirlo parte di quella terra lo fa preferire ad altre razze.